Valorosa gode di ottima fama tra gli eremiti. Scopriamo di più di Deia. Scopriamo di più. Già vediamo che è la nostra dea. Bellissima, stupenda. Io veramente mi inchino a lei. Visione Piro, costellazione Mantigora, arma Claymore, affiliazione degli eremiti, il compleanno il 7 aprile. È Ariete! Dai, è un personaggio di Piro che aumenta le capacità di sopravvivenza dei suoi compagni sul campo di battaglia. È in grado di creare un campo chiamato Santuario Infuocato tramite la sua abilità elementale. I personaggi che si trovano all'interno di questo campo vedranno aumentata la loro resistenza all'interruzione e parte dei danni subiti mitigati. Quando un avversario nel santuario infuocato subisce danni, il campo scatenerà un attacco coordinato che infliggerà danni da Pyro. Quando scatena il suo tripudio elementale, Daya scaglia in maniera automatica e continua i suoi pugni della chioma ardente, infliggendo istanze multiple di danni da Pyro. Quindi io la interpreto come Albedo, cioè Albedo ha il suo tappeto e quando gli facciamo danno si becca il fiore di Geo che gli fa del male, e mi sembra un po' la stessa meccanica praticamente. Questi sono i materiali: abbiamo i cristallini Pyro, le uova dei serpentini del deserto, le bende dei nemici e il triangolo del bossone della piramide. Vediamo un po' comunque meglio i talenti. Questo è l'attacco normale con la Claymore sgravatissima, ti dà pure una stangata finale, mentre questo è il caricato. Ok, non fa la trottola, dà dei bei colponi però, devo dire, dà dei bei colponi. Tempesta dorata, sferra fino a 4 colpi consecutivi utilizzando la sua Claymore e le sue arti marziali, mentre col caricato consuma vigore nel tempo per sferrare fendenti continui, al termine della sequenza sferra un fendente più potente. Esatto, non fa la trottola, ma fa questi colpi più potenti, ma dubito che si utilizzino, infatti. La skill, Inferno Colante. Quest'arte, ideata da Daya in persona, modifica il proprio metodo di utilizzo in base alle situazioni del combattimento. Intanto vediamo l'animazione, che sinceramente è molto bella, mi piace veramente tanto come l'hanno realizzata. Ma in generale quasi tutte le animazioni dei personaggi Pyro sono sempre molto molto belle. Questa abilità viene scatenata se al momento dell'uso non è presente alcun santuario infuocato creato da Deia. Infligge danno da Pyro ad area e crea un campo conosciuto come santuario infuocato. Ok, quindi se in campo non c'è il tappeto di Deia, viene creato il tappeto e fino a qua va bene. E poi si scatena la fiamma estesa. Questa abilità viene sprigionata se al momento dell'uso esiste già un santuario infuocato creato da Deia. Deia effettua un attacco con balzo, infliggendo danno da Pyro ad area, per poi ricreare un santuario infuocato nella sua nuova posizione. Un campo santuario infuocato creato in questo modo eredita la durata originale di quello precedente. Per la durata di ogni singolo santuario infuocato è possibile usare una sola fiamma estesa. Ok, quindi praticamente ci sono due modi di usare la skill. La prima è quando non c'è nulla in campo, la uso e creo il tappeto. Se la ripremo di nuovo, lei fa un salto attaccando il nemico, insomma, dando una clavettata, e crea un nuovo tappeto nella nuova posizione, che però mantiene la durata di quello originale. Quindi semplicemente si sposta il tappeto da una parte all'altra. Qui è quando lo mette la prima volta e qui è quando lo mette la seconda volta. Non è male, perché appunto lo possiamo spostare nel campo. Quindi non mi dispiace questa roba. Questa è sempre parte della skill invece, ci fa vedere l'effetto di quando noi facciamo danno ai nemici all'interno del tappeto. Quando un avversario all'interno di questo campo subisce danno, viene sprigionato un attacco coordinato che infligge danno da Pyro ad area in base all'attacco e agli HP massimi di Deia. Questo effetto può attivarsi una volta ogni 2,5 secondi. Ok, quindi scala HP questa cristiana, perfetto. I personaggi attivi all'interno del campo ottengono un aumento della resistenza all'interruzione e quando subiscono danno, una porzione di questi viene mitigata e confluisce nel sangue di Rosso Manto. Dopodiché Deia subisce tali danni nell'arco di 10 secondi. Quando i danni mitigati accumulati dal sangue di Rosso Manto raggiungono o superano una certa percentuale di PS massimi di Deia, tale mitigazione si interrompe. Noi, cioè il personaggio in campo, prende meno danno, però questo danno viene tolto agli HP di Deia, che è una certa, però smette di morire. È come se funzionasse da scudo per gli altri, però togliesse la vita a Deia. Perché? Non si sa perché. Spero che sotto un tot di vita faccia più danni, stile Utao. Vediamo la Ultimate. Questa Ultimate è fighissima. Cioè, è la versione più figa di quella di Sino, sinceramente. Cioè, è molto più figo questo pugno di Pyro rispetto a quello suo diretto. È proprio bello incazzato. Prigionando la sua furia incandescente e gettando via la sua lama, Deia entra nello stato di leonessa fiammante e aumenta la sua resistenza all'interruzione. Deia scatena in maniera continuativa e automatica i pugni della chioma ardente, infliggendo danno da Pyro in base al suo attacco e ai suoi PS massimi.
Al termine dell'effetto, scaglia un calcio inceneritore che infligge danno da pyro ad area in base ai medesimi attributi, quindi sia per la skill che per la ulti scala attacco ed HP. E da quanto leggo, fa gli attacchi con la ulti in modo automatico. Se quando sprigiona questa abilità è presente un santuario infuocato creato dalla sua abilità elementale, Deia lo recupera per crearne un altro quando l'effetto di Leonessa Fiammante si esaurisce. Al momento del suo recupero, questo campo acquisisce la durata del campo recuperato. Quindi lei ce l'ha che deve spostarsi i tappeti. Va bene, ok. In questo stato Deia non è in grado di usare la sua abilità elementale né di eseguire attacchi normali caricati o in picchiata. Vedi, appunto, va in automatico, prende il pilota automatico. Vengono sostituiti da raffica ruggente. Ok. Scatenare raffica ruggente entro 0,4 secondi dopo ogni pugno della chioma ardente aumenta la velocità con cui il pugno della chioma ardente successivo viene scagliato. È tutto danno da burst. È molto particolare. È molto particolare. Mi chiedo, toccherà mettere la Cressida in HP e la Cressida in attacco? Bisognerà vedere quale è meglio dei due, perché se scala entrambe puoi gestirtela o con l'arma o con la Cressida probabilmente. Se metti l'arma in attacco metti la Cressida in HP, se metti l'arma in HP metti la Cressida d'attacco. Il fatto è che non esiste una spada HP ad esclusione della Debelle, che mi sembra molto interessante come opzione. Oppure vedremo quella nuova che uscirà dell'evento di Mondstadt, se sarà buona per lei, oltre alla sua 5 stelle che vabbè sarà fatta apposta, già lo so. E in più bisogna vedere le passive, eh? Bisogna vedere anche le passive che ha. Vabbè, è una buona, ragazzi, abbiamo capito che è una buona ed è molto particolare come gameplay. Allora, secondo me il fatto che l'abbiano fatto così particolare non può essere perché si sono ubriacati a caso. Secondo me c'è un motivo, e il motivo potrebbero essere o nuovi nemici che hanno meccaniche particolari, o nuovi personaggi che hanno meccaniche che possono funzionare con lei, che dovranno ancora uscire, oppure si sono ubriacati. Ma vi ripeto, raramente fanno dei personaggi che non hanno senso, cioè ci mettono sempre o un support specifico o un qualcosa di specifico. Comunque è molto bella, cioè esteticamente mi piace veramente tanto. Anche il suo stile di combattimento è veramente figo, cioè ti casa un botto da sti pugnoni.